Napoli, perché mi ha fatto molto molto piacere. Camminava la città sempre, comunque, e con atteggiamento composto. Io non so come in Senato o alla Camera Italia in questi giorni, in questi momenti, però penso che abbiamo dato un segnale interconosco per una sintesi così importante per quella del Consiglio Comunale, nel rispetto di tutte le persone che ci hanno votato e ci hanno dato gli impegni. E anche quando una delibera non passa, quando un voto non è compacente alle nostre aspettative, si rimane e si esce con molta garra, con molta dignità. Oggi non l'abbiamo fatto. Io voglio anche sottolineare un aspetto che forse all'inizio della seduta sembrava già compreso in qualche modo, perché in questi giorni non abbiamo fatto altro che parlare di questo. Perché ritengo che entrare nel merito della situazione sia stata una questione assolutamente provocatoria, speciosa, non utile? E lo posso capire da un punto di vista politico, la minoranza che quello faccia il suo dovere. Ma cosa cambierebbe? Cosa cambierebbe? Conoscere il senso del certificato rispetto a una presa d'atto che noi dobbiamo fare. Noi possiamo, conoscendo i dati del certificato, ma siccome ha brillantemente spiegato la dottoressa, tecnicamente e brillantemente, noi avremmo potuto cambiare il senso di questo consiglio? Assolutamente no. Assolutamente no. E quindi penso che sia stata una discussione, anche interessante, ma molto. Ho sentito dire, mi dispiace, ci sono da quei banchi, chiede addirittura a noi, ma soprattutto ai legislatori, no? Di essere coerenti e morali, ma persone che coerenti non lo sono mai state. Cercando in qualche modo di tracciare nel corso del tempo i posti e i partiti che hanno ricoperto. Mi sembra sbagliato, mi sembra assolutamente vero. Siccome sono un consigliere comunale in questo momento, io non mi sento controllato e verificato da nessuno, nemmeno dal consigliere Pasquale, nemmeno il territorio. Io non devo giustificare niente e penso che nessuno di noi lo debba fare. La correttezza e la moralità dell'Aula, del comportamento dei giudici, si verifica giorno per giorno con gli atteggiamenti quotidiani, con il senso di responsabilità che noi dobbiamo dimostrare con la presenza, con l'impegno, con il lavoro, stando addosso ai problemi quotidiani cercare di risolvere. Quindi io, caro amico e consigliere Filippo Pasquale, io non mi sento controllato da nessuno, tantomeno dalla realtà del lavoro, alla quale io devo già avere, con la quale devo avere un rapporto di rispetto, ma di equo rispetto. Questo volevo dire e concludo dicendo che sono naturalmente d'accordo con l'emendamento. Grazie consigliere Dominici. Scusi, lei consigliere, su che cosa parla?